Ora dove andrai? Non lo so. Ho dei risparmi. Non devo trovarmi subito il lavoro, ma potrei prendermi un periodo di vacanza, fare un viaggio. E con il ragazzo del supermercato, come è andato a finire? Non è andata. Vabbè, ti passa in fretta, no? Forse è quello che sembra. Dai, si è giovani una volta sola. Sono bipolare. Veramente. Da quando ho 15 anni. E perché non me l'hai mai detto? Chi vuole assumere una con una malattia mentale? In uno studio legale che difende artisti schizzati. Scusa. Perché hai deciso di dirmelo proprio ora? Perché Che tu sei qui per lavoro devi sapere con chi hai a che fare se vogliamo vederci fuori dall'ufficio. Cosa che io vorrei, ma ho dei periodi di depressione incredibile. Così vuoti che riesco a malapena a muovermi. Ed è impossibile starmi vicino. Io non rispondo nemmeno al telefono, sono inaffidabile come amica, anzi, sono la peggiore amica che puoi avere. No, sono pregio. Avevo una riunione 5 minuti fa. Sì? Dite a quelli dell'amministrazione che posticipiamo a domani, sono impegnata. Sì, lo so, sono mortificata. Ok, arrivederci. Vuoi pranzare? Ci portate un menù? In che fase sei adesso? Intendo di umore. Sto uscendo da un periodo di down. Stanotte sarò fuori di testa. E tu sei la prima persona con cui mi confido. E come ti fa sentire avermelo detto? Come se un elefante mi avesse tolto le zampe dal petto. Sono veramente contenta che tu me l'abbia detto. Ora si spiegano tante cose. Il fatto che tu non me lo dicessi non mi permetteva di entrare in empatia con te. Ti va di prenderci un drink qualche volta? Ti va di andare al cinema a vedere un po' di gente? Certo, questo è molto altro. Sei la persona più simpatica che abbia mai conosciuto e non ti voglio perdere.